da noi è arrivato questo Redmi Note 9S che ce l'ha entrata l'acqua dentro. Mo' noi proviamo di ripararlo, va bene? Questo io ho già tolto per provare se c'era circuito o no. Togliamo la telecamera. Allora, eccolo qua. Abbiamo tolto la telecamera, mettiamo a posto, così possiamo controllare se c'è qualche circuito. Mettiamo un meter su resistance, su questo monte, lo posso su qui e controlliamo se c'è qualche circuito. A me sembra normale. Cambiamo questo, mettiamo qui. Va bene, andiamo, c'è ground, sì, controlliamo vicino di NRC, non c'è niente di circuito, controlliamo parte di CPU, se c'è CPU c'è la circuito, no. Allora, non c'è niente di circuito, non bene, meno male. Aspetta prima un pochino ancora. Dovete avere così uno spray per pulire. Prendo un brush, puliamo parte di questi, così avete un po' di acqua. Allora, puliamo questo, puliamo un po' i tasti, puliamo il circuito. Puliamo tutto piano piano sulla scheda madre, va bene? È così. Allora, abbiamo pulito, pulisci anche le camere, che un po' di acqua si danneggia un'altra volta. Prendi il brush e pulisci piano piano. Ecco, abbiamo pulito, la scheda madre è pulita, questo è già pulito. Adesso puliamo questi flex, va bene, per caricarlo. Questa parte tutto pulito, adesso possiamo mettere le telecamere, proviamo se funziona perché il circuito non mi fa vedere. Vediamo se funziona, questo è più facile che abbiamo fatto. Allora, prendiamo la telecamera qui, così avanti. Mettiamo un po' di spray perché è sotto è rodato questo. Allora, prendiamo un diffuser, mettiamo lì sotto e prendiamo così. Questo lo lasciamo qui. Questo anche dobbiamo mettere qui. Eccolo. Adesso dovete mettere la scheda madre dentro frame. Se non ti siede bene, prendi il tweezer, alza di queste parti dove c'è il ground, tutto. Se non si alza, che facciamo? Giochiamo un po', eh? Allora, mettiamo il cavo del flex dell'LCD, mettiamo il flex di tasto impronte e mettiamo l'antenna. Prendiamo questo MB, sempre parte di mainboard, va bene? Questo SB significa subboard. Adesso lo mettiamo qui, eccolo qua. Non so se avete visto niente o no, perché io non lo so se avete visto tutto bene. Mettiamo qui la scheda madre, prendiamo cacciavite buono, sempre usate cacciavite buoni, saranno magnetico dentro, lo teniamo, vediamo se abbiamo messo bene, sì, tutto bene, adesso lo possiamo controllare, prendiamo questo perché questa roba sta facendo schifo. Allora,
Devo pulire anche queste cose, perché se no, vedi, un po' c'è acqua sopra. Pulisci bene, perché un po' di acqua ti danneggia un'altra volta e che niente tornerà. Va bene? Metti un po' di spray e pulisci bene, 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 bene. Ecco, abbiamo un pulito. Prima lo mettiamo questo lì sotto, così vediamo se accende o no. Ecco, mettiamo viti. Uno vite basta, perché non è che abbiamo qui, dobbiamo chiudere tutto il telefono. Mettiamo questo anche per fermare la scheda madre bene. Ecco, questa è la scheda madre che abbiamo fatto. Adesso lo chiudo. Vediamo se funziona, perché non si chiude, perché io non sto chiudendo bene. Eccolo qua, chiuso. Mamma mia. Eccolo. Prendi in vite, metti qui 100 e non si alza. Va bene. Scusami, sono 100. Adesso vediamo se accende. Nessuno. Eccolo qua, ragazzi, abbiamo fatto, però lo schermo non funziona di questo. Penso che lo schermo non funziona. Sì, lo schermo non funziona. Però il telefono si accende. Aspetta. Togliamo questo. Comunque, sempre che te togliamo con plastica, non con metallo. Vediamo se arriva lo schermo, ecco, però si va via perché entra l'acqua. Va bene. Adesso togli, però funzionante. Bene, ci vediamo dopo. Eccolo qua, ragazzi, abbiamo messo uno schermo nuovo per provare se funziona o no, perché un po' rimane dubbio quando lo facciamo vedere con lo schermo non funzionante. Adesso lo faccio vedere a voi se funziona. Mettiamo, messo lo schermo nuovo, accendiamo, vediamo se va in menu, possiamo recuperare dati, perché il cliente deve cambiare lo schermo adesso. Dobbiamo far sapere, devi cambiare lo schermo anche, perché lo schermo tuo non va, è danneggiato con l'acqua. Allora, ecco, prima non faceva manco questo vedere. Eccolo qua, funzionante, touch funziona, tutto funzionante, bravo. Ecco, lo spendiamo. Funziona bene, ci vediamo domani, va bene?